Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la camera di giochi di Chloe, ovvero la Playroom Tour. Chloe è contentissima da quando ha questa camera, perché tutti i suoi giochi, oddio che corno spinnato, tutti i suoi giochi sono racchiusi proprio in quella camera, quindi lei è felicissima perché entra lì dentro e passa le ore. Prima era un continuo stare alla TV e col telefono in mano, invece adesso tra l'asilo e tra che quando arriva a casa gioca e dorme, ovviamente siamo riusciti a diminuire ma di moltissimo la TV e il cellulare, appunto. Tra l'altro prima aveva tutti i giochi sparsi per casa, comunque noi li ammucchiavamo da una parte, quindi non riusciva mai a giocarci. Adesso invece c'ha tutto bello libero, ha il suo spazio, è contentissima, ha tutto ben organizzato e niente. Voglio mostrarvela perché magari potreste prendere spunto. Sì, sono in pigiama, sono truccata perché mi sto andando a vestire, visto che devo andare all'IKEA a comprare il tavolo con le sedie per il suo compleanno, sarà una sorpresa. E quindi niente, questo vi lascio il video. Ora, nella camera dei giochi si entra dalla cucina. Non fate caso al muro che è da pitturare. Comunque, questa qua è la visuale in questo momento quando si entra. Dico in questo momento perché c'è lo stendino, ma in realtà non è là che dovrebbe stare. Solamente che abbiamo montato l'albero di Natale, non sapevo dove metterlo. Qua era vuoto, però è momentaneo, provvisorio, perché appunto in questa angolina dove c'è lo stendino ci andrà il tavolo con le sedie che regaleremo per il compleanno, ma Chloe non lo sa. Comunque, entrando c'è questo giochino di Samuel che usa per imparare a camminare, questo cesto con dentro tutti i giochi, questa casetta qua di IKEA che le hanno regalato mia sorella e mio cognato, poi qua c'è la lavagnetta con... sotto c'è la cesta dei giochi di Samuel per le ciabattine di Chloe. Questa cesta di solito è qua, ma appunto per adesso ci sono vestiti, quindi l'ho messa là per fare spazio. Poi proseguendo qua ho messo questo tappeto di gomma. In realtà abbiamo visto dei tappeti che sono grandissimi, proprio sono tappeti, non questi qua puzzle, e quindi vogliamo prenderne due per riempire la camera e quindi fare tutto lo spazio. In questo momento l'abbiamo messo solamente qua perché Chloe gioca principalmente in questa zona, quindi era più opportuno diciamo rendergli morbida la zona dove gioca. In ogni caso qua, qua c'è la sua lavagnetta, appunto, da una parte la lavagnetta con i gessetti, dall'altra parte la lavagnetta con i pennarelli. Qua, vabbè, qua ci sono tutti i gessetti, là c'è la sua spugna, qua c'è questo carrellino della spesa che in realtà abbiamo regalato a Samuel, però ci gioca Chloe. Là c'è qualcosa a terra, dopo lo tolgo. Ecco qua, qua ci sono tutti i suoi giochini, quindi le verdurine, le padelline, insomma tutti questi giochini qua. Qua c'è la sua borsettina dove mette i giochi quando va dalla nonna. Questa qua è la cucina che gli abbiamo comprato, che già ha rotto la parte di sotto. In realtà era veramente dura, non capisco neanche io come va, comunque lei ci gioca tantissimo con questa cucina. Infatti qua c'ha i mestolini, le sue cosine, c'ha tutto ben sistemato, se lo sistema lei, Infatti là c'ha i piatti da lavare, qua c'ha quelli da scolare, insomma è molto brava. Qua c'ho un giochino, e lo mettiamo magari, oddio, qua. Qua c'ha il seggiolino papà per la sua bambola, due passeggini, lo so che lì c'è quella presa, però tanto lei comunque non le tocca, ma anche da bambina non le toccava. Io le ho cercato di coprire tutte perché là dietro ce n'è una e ho cercato di coprirla con la tenda, qua dietro ce n'è un'altra, ho cercato di coprirla con la cucina, quella là purtroppo ho dovuto appendere la lampada perché questa stanza è stata ricavata col cartongesso, quindi prima diciamo che era... faceva parte del dove c'è il divano, insomma, del salottino, chiamiamolo così. Quindi noi abbiamo tagliato questo, ricavato questo spazio, insomma. Quindi niente, qua abbiamo messo questa lampada per fare la luce, perché sennò non ci fosse la luce, non ci sarebbe la luce. Là c'è il girello, come vedete posteggiato lì, perché usiamo veramente, ma veramente pochissimo. Ragazzi, i muri sono da dipingere, lo so, però dobbiamo trovare il tempo. Là c'è un cane che in realtà mia madre doveva portarsi via ma non si è più portato. Qua c'è l'altro cesto dei giochi, questo qua è di Chloe, però
Qua c'è il mio tappetino per far palestra che poi non uso mai in realtà. Qua c'è questa scatola di Chloe che dentro c'erano i cioccolatini e poi l'ho fatta diventare un portascorte. Insomma, c'ha le colle, temperini, tante gomme, questi stickers che io uso per etichettargli le cose dell'asilo. Questo qua è un dinosauro di Samuel, lì ci sono i miei pesetti. Questa qua è una manina fatta con la pasta di sale che poi ho dipinto insieme a lei. Infatti c'è la sua impronta di... e l'abbiamo messa qua. Questa qua è la sua macchinina. Sì, Chloe gioca anche con le macchinine e con i giochi a maschietto. Poi vi farò un video dove parlo appunto di questo argomento perché è una cosa che proprio tengo a precisare. Questo qua è un coniglietto che fa parte appunto di questa catena di libri che adesso vi spiego. Vabbè, qua c'è il salvadanaio, salvadanaio. È una cosa dove non mettiamo tutti i soldi, questi qua, i centesimi, insomma. E quindi niente, lei gli piace collezionarli, quindi ce li ha là. Li vede sparsi per casa e se li va a mettere lì dentro. Qua c'è questo puzzle che abbiamo preso con Puzzle. È un puzzle grande, le plastichine, le formine queste qua della giungla. Questo qua è della Didò. E l'abbiamo preso con i punti dell'Esselunga, ci è venuto gratis, insomma, con 1000 punti veniva gratis e gliel'abbiamo preso. Poi qua c'è altra plastichina, lei adora proprio la plastichina in generale, sta tutto il giorno lì con la plastichina. Qua c'è questo lavoretto che lei ha fatto all'asilo per Halloween, dentro io ho messo le forcine. E qua ci sono, allora, qua c'è la sua libreria. Faccio vedere prima questa qua, che è la classica libreria che si prende con Hachette, quindi sono i classici libri Disney. E quindi c'è Frozen, c'è Winnie the Pooh, Aladdin, altro Winnie the Pooh, Libro della giungla, Inside Out, Alla ricerca di Nemo, c'è Cars, c'è Bambi, Cenerentola, il Re Leone. Qua c'ha questi memory che gli sono arrivati in regalo. Beh, lei ci ha voluto messo il nome e il cognome, io gliel'ho scritto. C'ha questi memory appunto che sono delle card da abbinare, quindi che devi ricordarti. E qua ci sono queste tre. Devo comprare un raccoglitore dove metterla perché mi sono arrivati con questi libri. Praticamente questi libri sono della catena delle emozioni, quindi c'è la rabbia, la paura. E questa qua è l'allegria e io mi sono abbonata, quindi mi sono arrivati questi libri. Il regalo c'era questo qua che è uno dei protagonisti dei libri ed è una catena, proprio poi mi mandano ogni mese un libro. E appunto ci sono queste carte che spiegano l'allegria, la paura e la rabbia e vanno messe in un porta queste cosine qua, insomma. Quindi per adesso gliel'ho messo qua. E niente, questi libri appunto parlano delle... raccontano le emozioni. Non lo so, io le trovo veramente carini. E poi a quello piace ascoltare le storielle. Di là c'è Samuel che piange, quindi devo far molto veloce. Nel primo cassetto qua, allora, qua c'è tutto il suo mondo, perché lei adora questo, proprio questo cassetto lei l'adora. Avrei potuto metterglielo nell'ultimo cassetto, ma lei ha voluto proprio il primo cassetto. Tanto non può uscire questo cassetto, almeno che non lo tiri via tu, quindi niente, a posto. Qua c'è il suo borsellino di Peppa Pig con dentro i colori grossi a spirito. Qua ci sono tutti i colori a matita. Questo qua è un borsellino di Trilli. Vado a mettere il ciuccio a Samuel e ci vediamo un attimo. Quindi, qua c'ha tutti i colori a matita. Qua c'è il suo borsellino di Frozen, che è nuovissimo praticamente. Solamente che pensavo che all'asilo servisse, in realtà non serve, quindi ce l'ha a casa. Qua c'ha la squadretta che è dentro il borsellino. Qua c'ha dei lavoretti che ha fatto con la pasta di sale. Qua c'erano altri colori a spirito. C'erano perché adesso vi faccio vedere dove li ha messi. Qua ci sono i colori quelli a cera, quelli però più vecchietti, insomma. Qua c'ho quelli nuovi perché mi piace sempre comprargli i colori nuovi. Penso sia più ossessionata io che lei. Qua ci sono i colori a matita della Jumbo, questi qua sono pure nuovi. Qua c'ho delle scorte di matite. Qua c'ho questo qua di Ikea che si colora con i pennarelli, insomma. Qua c'ho puzzle di Frozen che io ho messo in queste scatole. In tutto ne ha 8, io le ho suddivise appunto nei sacchettini. Ogni puzzle ha un sacchettino.
l'ho messo in queste scatole. Qua c'è la mia pistola a caldo, con la colla a caldo, quindi, che usiamo per fare i lavoretti. Poi qua ha messo lei qualche giochino. Qua ha questa carta da regalo che ho messo qua per impacchettare appunto i regalini di Natale. Qua c'ha l'album da disegno, libro di per colorare, questo qua con gli stickers delle LOL, quaderni, altri album da colorare, altri quaderni, altri album, questo qua di Natale. Niente, quaderni, album. E qua c'ha il giochino, quello là, questo qua, insomma, con le calamite e la lavagnetta, che non usa mai, tra l'altro. Queste qua sono le foto che gli hanno fatto all'asilo. E questa qua è la mia zona, appunto, vabbè, c'è il mio borsellino che lei ha colorato, comunque. La mia agendina, questo qua è un'altra mia agendina. Qua scrivo tutte le cose importanti, tipo gli appuntamenti con i vaccini, con la pediatra, e queste quelli all'asilo, insomma, queste cose qua. Qua ci sono invece due dépliant, dove c'è la lista della mensa dell'asilo, insomma, queste cose qua. Qua c'ha le sue Barbie, lei ama le Barbie, ama proprio mettergli le scarpe, togliergli le scarpe, vestirle, spogliarle, ne ha una marea proprio. Vedete, è bello grande ed è pieno. Qua c'è la neve che abbiamo messo nell'albero, l'albero è diventato grigio, vi dico solo questo. Qua c'ha i pennarelli che vi dicevo appunto che aveva in quel borsellino. Se vedete, queste forbici sono di plastica, gliele ho comprate apposta perché lei ama appunto ritagliare e poi mette tutto qua. Qua c'ha i pini pon, che sono queste bamboline che si assemblano. E ho un video, ve lo metto qua, ve lo metto alla fine di questo video, dove appunto io gli avevo comprato questi pinipon a sorpresa perché lei li desiderava tanto, ma non riuscivo a trovarli. Alla fine, a sorpresa, glieli ho fatti arrivare da Amazon e lei era contentissima. Poi vi faccio vedere. E in questa bustina, che in realtà è un portaombrellino per quando piove, lei ha messo le LOL e qualche altro giochino, tipo, vabbè, la collezione di pigia mask, quindi geco, gufetta, gatto. Poi vabbè, qua c'ho un biberon delle bambole, insomma, niente, l'ha messo qua. Qua c'è un metro e niente. Questo qua appunto è il suo cassetto delle meraviglie. Questo qua è un armadio dove io ci ho messo dentro tutti i vestiti e le cose appunto che poi devo portare in cantina. E niente, appunto, questo qua è il suo mondo. Qui ci sono i vestiti, ma giorno 26 è il suo compleanno, quindi poi qua toglierò ovviamente lo stendino, metterò il suo banchetto con le sedioline, perché lei adora proprio colorare, fare puzzle, scrivere, mi chiede sempre un banchetto per la camera sua. Quindi niente, questa qua era la sua camera. Qua dentro ci sono bambole, vi faccio vedere. Ha tantissimi giochi, me ne rendo conto, però preferisco che giochi piuttosto che stia davanti la TV, perché prima era veramente un continuo stare TV e telefono. Vi faccio rivedere un attimo qua la visuale. Qua c'è una finestra a tetto e niente. Vieni qua. No. Ma cosa c'è qui? Cosa ci sarà mai qua dentro? Cosa c'è? Abilo. Questo è acqua. Carta. E cosa ci sarà mai? Ok, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la camera vi sia piaciuta. Io vi mando un grande bacio, noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, non dimenticatevi di mettere un bip alla campanellina così da non perdervi un video. Niente, io spero di essere più produttiva d'ora in poi e niente, prossimo video, ciao!